Allora, intanto, com'è, guarda un attimo, com'è Federico Basile? Col neo qua, eh? Ok? Quindi questo è Federico e questo è De Luca. Messina, grazie! Sono stato proclamato sindaco, grazie a voi, da 3 giorni. E in 3 giorni tutto quello che ha detto Cadeno De Luca, che abbiamo scoperto essere anche un veggente, si è praticamente avverato. La mia prima uscita pubblica è stata la processione di Sant'Antonio. E voi... aspetta che ora arrivo, eh! E non potete immaginare l'emozione che ho provato girando per la mia città e vedere le persone che mi salutavano con calore, quel calore che in questi 4 mesi mi hanno accompagnato e che dopo la proclamazione mi ha visto rappresentarvi in un momento solenne. Un calore che ho ascoltato anche ieri quando la mia seconda uscita pubblica mi ha fatto andare la mattarella. Voi avete permesso a questa città di avere un sindaco che vi ha rappresentato in una sede istituzionale a cui avete dato un'emozione che neanche vi immaginate. E oggi vi sto raccontando i miei primi 3 giorni, le cose più... E oggi ho fatto tardi perché ho presenziato al Corpus Domini. E alla fine, quando durante il saluto si è parlato di intelligenza legata anche al momento della devozione, si è parlato dell'intelligenza del cuore, ed è quella che mi avete regalato in questi 4 mesi. Voi in questo compleanno mi avete regalato delle emozioni che mai pensavo di poter sentire. E lo state continuando a fare, perché la presenza di oggi è una presenza che rinnova non l'elezione del sindaco della vostra città, ma rinnova l'esigenza di essere rappresentati da uno come voi. Perché quando vi sono presentato, è stata una delle prime uscite, ho detto chiaramente che Federico Basile è uno di voi, sono come voi, vivo la città come voi, come ha fatto Cadeno De Luca, girando, ascoltandovi, capendo cos'è che non è andato in questi 20 anni e trovando quelle soluzioni che in 3 anni ci hanno fatto diventare una città normale. Che cosa ci voleva? Che cosa ci voleva? Cadeno De Luca! Ah, ci voleva Cadeno De Luca! E Cadeno De Luca che mi ha fatto questo regalo. Perché se oggi sono qua il giorno dei miei 45 anni a parlare davanti a voi è perché qualcuno forse ha visto in me quello che molti non pensavano, una persona che potesse ascoltare e dare voce a che cosa? Alle vostre esigenze, alle esigenze di una città che grazie a Cadeno De Luca si è saputa rialzare da un torpore lungo 30 anni, dal torpore di una politica che fino a ieri pomeriggio ho partecipato a una trasmissione radio televisiva Antenna Sicilia, e si parlava degli equilibri regionali. C'erano 2 mostri sacri, c'erano Cracovici e Castiglione. Alla domanda specifica sul fenomeno Cadeno De Luca a Messina non hanno risposto. Allora durante il mio intervento ho chiesto, ma scusatemi, per quale motivo continuate ad evitare quello che ormai è palese? Per quale motivo continuate a non vedere
che la regione, la città, la nazione ha capito che la politica non si fa più chiusa nelle stanze. La politica è quella che abbiamo fatto e che avete fatto voi con Federico Basile. La politica è quella che Carreno De Luca ha ripreso, perché la politica delle persone, dei territori, c'è sempre stata, poi ce la siamo dimenticata. Allora ci è voluto qualcuno che ci ha ricordato da dove veniamo e come si fa ad ascoltare la gente. E da lì è nato che cosa? Il fenomeno Basile. Basile non lo conosceva nessuno. Quando è venuto a casa mia il giorno, quindi era qui il 15, era mezzanotte e mezza, era il 14. Ben please, bravissima. Tutti hanno detto, ma questo Basile chi è? Che ha fatto? Perché per fare politica devi avere un curriculum, diceva qualcuno. Per fare politica devi essere figlio di qualcuno. Per fare politica devi essere nelle liste delle simpatie di qualcuno. Ma invece no. Per fare politica bisogna fare solamente una cosa: agire e portare i risultati che abbiamo portato in questi anni e che continueremo insieme a portare avanti. Quando in questi 4 mesi ho parlato di continuità, è perché è vero, questa città è cambiata e voi l'avete capito, perché il 45,5% è una vittoria storica. La città di Messina non confermava un'amministrazione da 19 anni. Voi avete fatto un regalo ai vostri figli e lo sapete.